Ciao ragazzi, bentornati su Climax Car Fishing. Allora ragazzi, è buio perché l'autunno ormai è iniziato e l'autunno dicono che sia il mese quello più bello, dove si va a caccia del personal best. Bene, per questo noi siamo tornati in una cava. Adesso è buio, ovviamente non riuscite a capire dove siamo. C'è già un video comunque che si chiama L'Ora X, andatelo a guardare se non l'avete ancora visto. Siamo tornati qua perché nella sessione che avevamo fatto appunto in estate, pre-estate più o meno, sì, i pesci erano usciti e appunto in un'ora X, dove si è scatenato l'inferno per un'ora, però comunque erano pesci di media taglia, media piccola taglia, non erano enormi. E comunque poi abbiamo fatto la sessione serale normale, quella del dopo lavoro classica che facciamo noi. Esatto. Stavolta invece, quindi, per cui, visto che siamo a caccia di big dato il periodo, siamo tornati perché noi abbiamo visto qualche foto interessante di qualche pesce qua dentro. Ovviamente ce l'ha fatta vedere chi può venire a pescare, e i pesci belli ci sono qui. Quindi perché non sfruttare questo periodo dove si dice che appunto si va a caccia del personal best per provare a insidiare qualche carpa più grossa? Quindi ragazzi, notte secca. Esatto. Adesso ovviamente, ma secca secca, siamo arrivati, avete visto appunto qualche immagine così al volo, ma adesso ci siamo appena messi in pesca, quindi solito due canne a testa. Abbiamo calato più o meno negli spot dell'altra volta, con qualche variante, perché l'altra volta abbiamo visto che hanno mangiato su spot diversi. Sì, sì. Tu sei quindi su una postazione nuova, diciamo. Esatto, che non è lontano, ma vedrete meglio magari con le immagini poi domani. Comunque pesco in un pontile io, invece Max sta pescando proprio dove abbiamo girato l'altra volta. Esatto. Il video. Ma se riusciamo facciamo vedere anche qualche immagine. Esatto. Con la luce. Quindi adesso, ragazzi, proviamo. Io sto provando veramente degli spot nuovi, dove non ho mai provato in questa, sì, cava. Sì. Quindi vediamo un po' se risponde, come risponde. E basta, vorrei solo... Sì, ti ricordi che mi dicevi, Max, dobbiamo essere più veloci nelle aperture. Sì, però ragazzi, poi vi faremo un piccolo ragionamento che non abbiamo poi più fatto nella cava del bosco riguardo il barchino. Ah già, ci siamo dimenticati ragazzi, tra le mille cose, ma lo facciamo in questo video. Esatto. Promesso, lo facciamo. Esatto, anzi diamoci subito da fare, lo facciamo. A tra poco. Vediamo come sto pescando. Innanzitutto stasera ho deciso di montare la tenda, come vedete alle mie spalle, proprio a ridosso delle canne. Le canne ce l'ho qui a sinistra, esco fuori, faccio 2 metri, ho le canne. Questo perché sto pescando su punti un po' delicati dove potrebbe andare a incagliarsi la carpa, quindi devo essere veloce, la frizione è chiusa, però il rischio che parta via la canna c'è, quindi ho deciso di stare vicino. Sto pescando con 2 inneschi che mi stanno accompagnando da un buon periodo, ovvero una pop-up singola con spinner rig su una canna, sull'altra invece un terminale classico con un tubicino che va a fare la curvatura poi del filo, e 2 Tiger con una pop-up in modo da bilanciare. Mi stanno fruttando un casino questi 2 rig e quindi continuo a proporli. Per la pastura, anche questa, sto pompando sul fioccato, mi sta dando soddisfazioni, quindi sono felice e contento di usarlo ancora. Mischiato con i liquidi, come avete visto nei video precedenti, e con appunto delle Tiger sbriciolate, mi stanno pagando veramente tanto. Quindi anche stasera calate col barchino, bello zeppo di questa miscuglio, intruglio, come piace a me, e speriamo che stasera appunto parta anche qualcosa di grosso, visto il periodo. Basta, nulla di complicato, sono i soliti rig ragazzi, ormai ve li facciamo vedere magari quando prendiamo un bel pesce, allora vi faccio rivedere bene com'è il rig, ma se no li conoscete a memoria ormai, lo spinner rig ormai lo sanno tutti come si fa, anche mia mamma penso. E basta, quindi incrociamo le dita e aspettiamo. Io ragazzi, come accennavo prima, sto pescando qui dietro, ora si vedrà ben poco, vi mostreremo ovviamente domani mattina. E la cava praticamente si sviluppa un po', diciamo, a forma di P. Quindi c'è tutta questa parte alla mia sinistra dove non abbiamo mai pescato. Ora ho provato a calare una canna e sono stato molto centrale perché ho visto che era la zona più pulita. L'altra invece sto pescando sempre verso la mia destra. Quindi sostanzialmente abbiamo 3 canne nella parte destra della cava e 1 canna dalla parte sinistra.
un air rig semplicissimo e un spinner rig. Adesso io ho calato solo con boilies, quindi ho scelto di calare unicamente con boilies, ho innescato una boilies e una Tiger e adesso appunto vediamo quale delle due soluzioni pagherà, se pagherà o magari partiranno quelle di Max, non lo so. Quindi il bello del catfish è anche questo. Adesso vediamo un attimo se nel corso della serata cambiare, perché al momento le tartarughe non le ho viste, quindi speriamo bene che non ci siano e che continuino a restare a nanna. Ragazzi, la mia scelta di pescare qui alla mia destra, che prima era alla mia sinistra, evidentemente ha funzionato perché è partita proprio quella lì. E adesso vediamo un attimo di cosa parliamo, anche se non mi sembra essere un pesce enorme, però mai dire mai. Però se si impegna, tira. E però ce la fai, Cree? No, si è slamata? Si è slamata. Succede, Cree. Succede. Si è slamata. Adesso andremo a capire perché. Vabbè, ricalo. Vabbè. Allora, ragazzi, vado a ricalare nuovamente la canna. Rifregato una linca Max e pastorato attorno con l'essenza SL ed era partita. Adesso ci riprovo, perché quel punto lì mi ha ispirato sin da subito, quindi adesso devo vincere sta cosa, devo prendere il pesce là assolutamente. Quindi ragazzi, ricalo. Fortunatamente, ragazzi, mi era salvato la posizione e adesso ricalo preciso. Max, com'è? Ha iniziato subito. Beh, la partenza spero si sia vista, ma. Non lo so. Non lo so. Ha iniziato subito a pompare pesante, quindi è un buon segnale. Non lo so. Allora, ragazzi, io. È un buon segnale perché ha iniziato subito cattiva. Sta canna l'avevo ricalata da poco. Ho trovato un nuovo spot molto interessante. E adesso vediamo, perché se ne sta andando dove vuole lei. Posso sicuramente escludere una tartaruga. Allora, ti lascio qui, ragazzi, io invece vado giù. Sì, ho già preparato il guadino. A inguadinare. Ti lascio qui con Max. Bene, vado giù. Grazie, Cri. Vediamo, ragazzi, allora, era da un 10 minuti che continuavano probabilmente a rufolare sull'innesco, perché la canna continuava a muoversi. Finalmente è partita e molto molto decisa. Come la senti? Sento che ha forza. È quella di là. Se la fai a portarmela qui sotto, devo venire di là. Meglio che vieni di qua, anche se ormai sta andando verso di là, ma non vorrei perdere il contatto con la carpa. Ormai è di qua, sai.
è di qua. Quindi ti conviene quasi quasi. Ok. No, spera, spera, dai. Attenzione, queste sono fasi delicate, ragazzi, perché si può slamare in un attimo. La sento muscolosa. Non dico pesante perché magari poi è ridicola, però... fa fatica a venire. Quando sei qua, sei a 3 metri da riva, ecco che è già fondina qua sotto. Si inizia a far sentire adesso quando arrivo sotto riva. Sento che sta andando dove non deve, perché sento dei rami che battono sul filo. Sto arrivando, Chris, sto arrivando. Sto arrivando, ma... un attimo, la vediamo. Dai, fatti vedere. Palesati, palesati, ragazza. La sagoma non è male. La sagoma non è male, Cri, eh? No, è un bel pesce questo. Da qua la vedo... sembrerebbe un bel pesce, ragazzi. Molto carina. Sembrerebbe veramente un bel pesce. Ci siamo quasi, un piccolo sforzo. Aspetta che la musica è un po' più aperto. La vedo meglio. Ci siamo quasi. Non perda. Sono fiducioso sul mio rig, quindi sono tranquillo, ma ragazzi, mi sta dando del filo da torcere. Ho sentito subito che era bella carica. Cri, è un bel pesce. È un pesce, sì. Non ho capito se è una specchia o una regina. No, è una regina. Mamma mia, ne ha ancora. Sì. Ragazzi, è nostra. Sì, è un bel pesce. Com'è? È una bella carpa, ragazzi. È una bella carpa. È una bella carpa. Bene, sono contento, perché la mia scelta di cambiare spot è stata azzeccata. Perfetto. Bene, un bel pesciotto, ragazzi, sono proprio contento. Ovviamente non si tratta di pesce enorme, ma non conosciamo realmente che pesci ci sono qua dentro. Quindi in questo momento questo è il più grosso che abbiamo fatto su questa cava. Sono soddisfatto perché il cambio di spot ha pagato immediatamente. E una bella lavata anche per Max. Quindi andiamo a vederla, ragazzi, dopodiché due foto la rilasciamo e andiamo a rivedere il rig con cui l'ho presa. Appoggio gli occhiali, ragazzi, qua sul tavolo, perché me li sta lavando tutti. Cavolo, se lunga, cavolo, se lunga. Mamma, mamma, che lunga, ragazzi. Che bel pesce, che bel pesce, ragazzi. Che pesce, ragazzi, che pesce. Guardate il colore delle pinne. Se non sbaglio, questo vuol dire che c'è molto alimento naturale qua dentro. Molto molto soddisfatto, ragazzi, molto molto soddisfatto. Dai, facciamo due foto, Gri, e poi la rilasciamo. Andiamo al rilascio. Lasciamo andare questo proiettile che se ne va. Yes! Molto molto yes! Cambi tattica ultimamente mi vengono bene. Sono proprio contento. E adesso, se riusciamo, se Cri fa la magia, vi faccio vedere che cosa ho trovato con il dipper, perché è uno spot veramente interessante. Ok, vi faccio vedere in velocità l'innesco e il rig. Innesco, come dicevo prima, ultimamente mi sto trovando con questa tipologia di innesco, su una canna ovviamente, non su tutte e due, doppia Tiger e pop up che va a bilanciare. Sto usando, a differenza di altre volte, su questo rig una sezione di Dark Matter che, avendo il tungsteno, mi deposita proprio
parallelo al fondo e si appoggia proprio in modo da non creare magari delle piccole montagnette così col filo, diciamo. Quindi questo sarà veramente disteso sul fondale. Ho sguainato l'ultima parte 2 centimetri, 2,5 centimetri per rendere più naturale il movimento quando la carpa va ad aspirare, ok, per renderla meno sospettosa, e basta. Quindi non ho fatto chissà che cosa. Questo è l'innesco che mi ha regalato quel bel pesce. Adesso vado a ricalare col barchino, avevo salvato la posizione e speriamo ne parta un'altra, ragazzi, perché la serata non è ancora finita e la notte è lunga. Allora, mentre attendiamo qualche altro pesciotto, vi ho detto prima che vi facevamo vedere un attimo lo spot che avevo trovato. Riusciamo a farvi veramente e finalmente vedere il cosiddetto gradino. Questo è un gradino importante. Adesso lascio parlare Cree mentre le immagini scorrono, perché lui è un po' più tecnico su sta roba. Però qua rendiamo proprio l'idea, Cree, secondo me, di quello che è il vero e proprio gradino. Io mi trovavo di fronte a una scelta: se calare sopra o se calare sotto il gradino, e io stavolta ho calato sotto il gradino. Sì, allora, ho trovato l'immagine, comunque adesso la vedrete in grande. Sostanzialmente, ragazzi, noi stavamo andando per andare a calare la canna sullo stesso punto dove era stata salvata e ci siamo accorti, stando un po' più a sinistra col barchino, che appunto da, cos'è, 3 metri che eravamo di fondale, ci siamo alzati in maniera brusca a 2 metri, 1,8 addirittura, qui 2 metri comunque, quindi è 1 metro di dislivello, che non è poco, al che ci siamo bloccati. Ho detto: ok, cosa facciamo adesso, sopra il gradino o sotto il gradino? E Max ha scelto di calare sotto il gradino, quindi abbiamo tirato indietro il barchino perché avevamo la lenza ancora attaccata. Siamo riandati avanti fino a che non ricominciava la salita, abbiamo salvato lo spot e abbiamo calato, e poi il pesce appunto è partito. Non c'è voluto tanto. No, non c'è voluto tanto, però ragazzi, ecco, quello è il classico vero e proprio gradinone. Sì, il gradino, diciamo, ecco, molti dicono sopra, sotto. Ragazzi, il fatto è che quando non vediamo il pesce, quindi adesso nel caso del dipper, ci segna se ci sono pesci o meno. Io adesso onestamente non so quanto siano attendibili questi pesci che mostra il dipper. Io andrei a considerare solo i pesci di grossa dimensione, sì, delle 3 stazze che il dipper ci fornisce, perché è già piccola, media e grande. Io sinceramente mi baserei su quelle più grandi, perché le più piccole possono essere anche delle tartarughe, sì, che passano, possono essere dei carassi, delle breme, quindi noi andiamo a considerare semplicemente quelle più grosse. Non vedevamo presenza di pesce, abbiamo detto: bah, la facciamo. Lo spot è interessante, però. Lo spot è interessante, quindi abbiamo cambiato un attimo lo spot, ed ecco che un'altra volta, aver cambiato quello che era la calata che dovevamo fare, ci ha portato a un risultato che in questa cava, ragazzi, è stato il pesce più grosso che abbiamo fatto finora. Magari questa è la più grossa della cava, non lo sappiamo, magari ce ne sono anche di più grosse. Però ragazzi, è una scoperta sta cava, di volta in volta, un po' come la cava nel bosco, no? Abbiamo la fortuna di poter pescare in queste cave e ce le stiamo proprio gustando, perché ce le stiamo scoprendo, stiamo capendo, e sì, diciamo che queste per noi sono state delle fortune, perché ci hanno dato la possibilità di apprendere, di fare esperimenti, sì, sì, certo, di poter capire di più alcune situazioni. Quindi colgo con l'occasione di questo video per ringraziare i proprietari, appunto, delle cave, che ci lasciano il permesso di pescare, e perché ci sta dando modo di crescere molto su quello stiamo divertendo, che è l'aspetto tecnico. Quindi speriamo di avere la fortuna di poter ancora sperimentare queste cose. Un'altra pronta che dobbiamo andare, che ci hanno invitato. Noi vi metteremo sempre tutto a video, ragazzi, scusate se l'altra volta ci siamo dimenticati di parlarvi di questo, ma e dobbiamo ancora dire
una cosa che l'altra volta non abbiamo detto. Esatto. Ma questa ve la diciamo più tardi. Adesso abbiamo ancora. Sì, dobbiamo ancora ricreare altre due canne. Secondo me, rivedere un po' altri due spot, perché sì, era partita anche da me. Si è slamata, però non lo so. Ci beviamo un caffè e ragioniamo. A dopo. Allora, ne approfittiamo un attimo prima di andare a nanna, ragazzi, perché poi domani mattina dobbiamo chiudere e andare, per spiegarvi un attimo quel discorso che vi accennavamo del barchino dell'altra volta, che ci siamo dimenticati di poi mettere a video. Sostanzialmente, cosa diciamo, abbiamo un po' non capito, perché magari non è così, però i fatti questo ci hanno dimostrato. Allora, discorso tartarughe. Facevano degli esperimenti dove uno lanciava, che io lancio il piombo o la bombetta, comunque in acqua faccio un rumore. Le tartarughe ovviamente da questo rumore credo sappiano che sia uguale a cibo. Quindi ovviamente quando loro sentono questo rumore quasi automaticamente vanno nello spot dove abbiamo calato, dove abbiamo lanciato, per andare a mangiare quello che abbiamo lanciato. Quando invece calavamo col barchino, e ne abbiamo avuto la prova anche qui, il barchino ha una botola che quando è in acqua fa così, scende la pastura e non fa nessun rumore. Ora, potrebbe essere che il barchino quando si sposta ovviamente fa rumore, questo fa andare via le tartarughe, poi al momento della calata non ci sono più, di conseguenza loro non danno per scontato che lì non ci sia dell'alimento. Motivo per cui le calate che abbiamo fatto con il barchino non abbiamo visto nessuna boilies distrutta, tirate su tutte integre perfettamente e sono partite solo carpe, mentre quelle volte che abbiamo lanciato delle bombette o l'innesco e poi pasturato sopra con il cobra, abbiamo notato che le canne continuavano a suonare, trovavamo le boilies tutte mangiate. Quindi la riflessione che abbiamo fatto è questa: può essere che il barchino, calare col barchino, dia molto meno la possibilità di intercettare le tartarughe? Ovviamente diteci anche voi cosa ne pensate, se avete avuto modo di fare anche voi dei test per capire questo. Noi l'abbiamo provato e ci siamo quasi resi conto che probabilmente il barchino aiuta a far sì che le tartarughe non vadino a mangiare i nostri inneschi. Detto, e ovviamente parliamo di tutti i inneschi non wrappati, quindi senza wrap. Premetto questa cosa qui. Bene ragazzi, questo era quello che abbiamo riscontrato poi l'altra volta e andremo avanti ancora a fare delle prove, ovviamente vi terremo aggiornati, ma diteci anche voi cosa ne pensate. Allora ragazzi, andiamo a dormire. Ognuno nelle proprie tende. Sì, non andiamo insieme. Si è fatta una certa, siamo stanchi perché comunque abbiamo lavorato oggi. E allora, come sta andando la sessione? L'avete visto una slamata per Cri e una carpa invece che ho fatto io. Quindi diciamo che non avendo tantissimo tempo, perché anche se facciamo la notte, comunque domani mattina alle 6 ragazzi sveglia, chiudiamo e dobbiamo andarcene. Quindi la mattina non conta domani, conta la notte e conta appunto le 3-4 ore che abbiamo fatto questa sera. E non è andata poi così male, perché due partenze le abbiamo avute, sì. Peccato che ti sia slamata a un metro dal guadino, succede, il rig comunque abbiamo visto era perfetto. Non ho visto, magari ha semplicemente mangiato male, si è girata. Fatalità, si è slamata quando ha tentato di fare la ripartenza. Sì, sì. Quindi probabilmente succede, il car fishing anche questo. Noi andiamo a letto fiduciosi, le canne le abbiamo ricalate pochi minuti fa, quindi i spot sono buoni e non ci resta che sperare nella notte. Un bel pesce comunque si è fatto vedere, Cri. Stiamo continuando comunque a sentire tanti salti, è 1:30. Non ho mai sentito così tanti, sì, salti a quest'ora. È molto viva.
La carpa è molto viva. Ma salti grossi, proprio rullate pesanti, quindi queste sono carpe, non sono pescetti. Vabbè, andiamo a letto con le dita incrociate, sia quelle delle mani che dei piedi, e speriamo di essere svegliati. Noi, se non succede niente, ci vediamo domani mattina per i saluti, ragazzi. Noi fino alle 6 di domani mattina siamo operativi, anche se dormiamo. Esatto, dormiamo così, quello così lo dirò. Quindi se non succede niente, domani mattina ci salutiamo, ragazzi. Purtroppo dobbiamo scappare per impegni, quindi taglieremo un po' corto il video, ma purtroppo le nostre pescate sono queste, fatte di inconvenienti, e o venivamo o stavamo a casa. È per questo che ce le gustiamo di volta in volta. Esatto. Ragazzi, buonanotte, ci vediamo comunque fra poco. Ciao. Allora, ragazzi, disastro. È partito un pesce, ha preso la canna di là, quindi ha fatto una sfuriata dall'altra parte, e sono le due. Guarda. Sì, come l'altra volta, in una certa panico. Dove sei? Qui? Qua sotto. Qui sotto. È come se si mettessero in moto tutti insieme all'improvviso. Nel frattempo Max qui sotto che sta gentilmente inguadinando. E questa è nata. Vi faccio vedere, ragazzi. Lì c'è Max. Ehi là. Ci siamo? Sì. Com'è? Piccola media taglia, Cri. Però lo spot è nuovo, ha pagato. Ottimo. Perché anche questo l'avevo cambiato e c'ho un innesco particolare qua. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, dormito poco, spieghiamo un attimo cosa è successo stanotte e perché non avete visto altre riprese dopo l'ultima cattura che avete visto. Allora, questa cava qua è particolare, ragazzi, perché se vi ricordate nel primo episodio, chiamiamolo così, che abbiamo girato in questa cava, che si chiama Lora X, andate a ricordarlo, verso le 10, così dalle 10 alle 11, quattro partenze, una di seguito. Stanotte cosa è successo? Le partenze non ci sono state alle 10, neanche alle 11, neanche a mezzanotte, neanche all'1. Praticamente dalle 2 alle 4 e mezza c'è stato il panico e paura in questa cava. Cioè l'ora X è stata dalle 2 alle 4 e mezza, una roba allucinante. Ci sono state 5 o 6 partenze. Ovviamente non erano tutte carpe enormi, due o tre le abbiamo rilasciate perché poi eravamo anche stanchi, cioè non riuscivamo a filmare neanche, perché appoggiavamo una, la mettavamo magari un attimo in sacca per rilanciare o roba, partiva l'altra, quindi corri. O no, qui c'è stato un disastro. Poi non carpe enormi, però un movimento da un certo orario in poi. Dalle 2:30, ragazzi, sembrava l'alba. Cioè adesso non è per riprendere veramente l'argomento l'ora X, ma no, ma ci sta pennello. Veramente non abbiamo avuto delle partenze ogni mezz'ora, ogni ora. No, qui proprio dalle 2. Ogni 20 minuti. Ci sono state 2 ore di fuoco. Poi ne abbiamo slamate. Dovrò capire il perché. Sì, esatto. Più di qualcuna dalla mia parte, altrimenti sarebbero stati altri 3 pesci. Però non capisco il perché si siano slamate. Presa, ferrata, combattimento. Il righe a posto. Quindi non capisco il motivo. O erano piccoline, Cri. Non lo so, perché una delle tre. No. Una delle tre era un bel pesce. La prima che hai perso, sì. Però ragazzi, non lo so, poi ovviamente adesso lì in fondo ci sono anche gli ostacoli, quindi dovremo continuare un po' a capire anche questa cava un po' meglio. Quindi
faremo delle ricerche, vediamo se riusciamo a venire qui con il gommone, che allora riusciamo anche con la telecamerina a vedere giù cosa c'è e a vedere gli spot proprio da vicino, quindi vediamo se, se ce la facciamo. Comunque, però, detto questo, noi adesso ci beviamo il caffè, come vi avevamo anticipato dobbiamo andare via presto, sono le prime luci del mattino queste. Ci vediamo fra poco con le carpe che abbiamo tenuto nelle sacche stanotte, ve le facciamo vedere. Ripeto, due sono le classiche taglia piccola che abbiamo tenuto per fare contenuto la mattina, un'altra invece è molto molto carina e ci vediamo fra poco e vi facciamo vedere qualche bel pesciolino. Finiamo il caffè. Allora, pillola del mattino ragazzi, perché sapete che noi nei nostri video abbiamo sempre qualcosa da farvi vedere. La All Powers, che ve la ricordate, ci aveva spedito la Power Station, la seconda Power Station, ci ha inviato anche il pannello solare. Pannello solare che abbiamo aspettato prima di recensirlo un attimo, perché volevamo provarlo, come al solito, volevamo testarlo. È una figata, ragazzi, perché ci siamo accorti che questi oggetti qua ci servono veramente tanto, perché abbiamo un botto di roba da caricare, cioè non riusciamo a farne a meno adesso, ogni sessione ce l'abbiamo con noi, ma vuoi anche per caricare il telefono per una sessione veloce, però abbiamo la reflex, abbiamo tutte le batterie della reflex e del monitor, tutte le torce per la notte, i telefoni, il dipper, le batterie del barchino, cioè non riusciamo a farne a meno. Quindi la All Powers, ringraziamo, ci ha mandato anche il pannello solare, in modo che quando facciamo sessioni di giornata, giornaliere, tutto il giorno, comunque la tengo sempre in carica e vi faccio vedere in velocità come funziona. È semplicissimo, arriva questo praticamente a casa, ok? Dietro qua c'ha la tasca dove si va a nascondere il cavo, che adesso poi vi faccio vedere come si monta, e in 4 e 4,8 ragazzi abbiamo il nostro pannello solare. Pannello solare che dietro ha questi piccoli piedini che si vanno poi a mettere in posizione. Vi faccio vedere. Voilà. Eccolo qua, un vero e proprio pannello solare. Io ragazzi ho già provato a caricare la Power Station sul mio terrazzo a casa grazie a questo, perché ho il sole per una buona abbondante parte della giornata. E ragazzi, non si carica in un'ora come con la corrente, questo scordatevelo, ma l'attacco alla mattina quando esco per andare a lavorare, appena parte il sole questo inizia a pompare energia. È veramente una figata e questo ci aiuterà per quando siamo fuori in sessione e tutto il giorno, o addirittura per le sessioni di due giorni come facciamo una o due volte l'anno. È veramente veramente comodo. Ci avevate già detto molti di voi di prenderlo, noi abbiamo avuto la fortuna che ce l'hanno spedito, quindi ve lo mostriamo. Ripeto, abbiamo aspettato un attimo a recensirlo perché è un prodotto che noi non conosciamo, il pannello solare, quindi ho dovuto un attimo capire e basta. Adesso vi faccio vedere come si attacca in velocità, anche perché è un cavo, quindi c'è poco da fare, e basta, poi dopo andiamo a vedere i pesci. Allora, cosa succede? In questa tasca qua, ragazzi, abbiamo l'alloggiamento dove escono fuori il positivo e il negativo, direttamente attaccati al pannello solare, vengono fuori due cavi, che poi noi andremo ad attaccare, ok, con i cavi che aveva già in dotazione la Power Station. Adesso vi faccio vedere come. Allora ragazzi, in dotazione con la Power Station c'erano appunto questi cavi qua, che sono quelli che vanno ad attaccarsi, sono uguali, uno all'opposto dell'altro, che vanno ad attaccarsi con quelli che escono dal pannello solare. Nella confezione invece col pannello solare c'erano altri cavi come questi per fare una sequenza di pannelli solari, ma non è il nostro caso. Andiamo a vedere adesso come si attacca quindi i cavi e il cavo che va direttamente alla Power Station, che è il classico attacco, XT60, che è quello che tra l'altro noi usiamo per le batterie, quindi già lo conosciamo. Come potete vedere, sia a destra che a sinistra ho un maschio e una femmina, quindi non farò altro che inserire
il maschio nella prima femmina e l'altro nella seconda. E il gioco è fatto, ragazzi. Non mi resta altro che adesso andare a collegare il cavo alla mia power station. Bene, qui abbiamo il portellino che viene su dove c'è la presa quella per casa e qua c'è la presa che appunto dicevo prima per andare a collegare il nostro pannello solare. Basta fare così e la power station ovviamente si accenderà in automatico. Ovviamente ci deve essere una luce solare abbastanza potente per far sì che si ricarichi, perché altrimenti non va. Quindi bisogna mettere sempre il pannello solare verso i raggi solari, ovviamente. Ah, ragazzi, ovviamente dimenticavo, in descrizione trovate il link che appunto All Power ci ha dato per fornirvi un codice di sconto, anche lì non mi ricordo se è del 10 o il 15%, e colgo l'occasione, visto che è uscito un bellissimo sole, voglio farvi vedere quanto produce questo piccolo pannellino solare. Stiamo parlando di un accessorio comunque che serve per queste occasioni, non ci possiamo alimentare casa con questo qua, però ragazzi, tanta roba. Se non sbaglio, sullo schermo dovremmo essere a 50 watt tipo che sta producendo, quindi un bel attrezzino, si è già caricata un po' la station, quindi presumo che con un sole pieno alto in 3-4 ore questa dovrebbe caricarsi. Però ragazzi, non ho ancora fatto delle prove di carica completa, perché comunque io quando sono via al lavoro, che è sul terrazzo, non me ne accorgo quando finisce di caricarsi. So che alla sera arrivo alle 5:30-6 e carica. Quindi basta, volevo solo ricordarvi questo, ragazzi, e non vi rompo più le scatole. Allora ragazzi, queste sono due delle tre che adesso vi andiamo a mostrare. Sono due piccoline di questa cava, due regine. Questa è la prima e poi c'è la sorella. Eccola. Un attimo. Eccola qui. E la sorellina. Queste stanotte sono partite all'impazzata, assieme ovviamente a quelle perse, e ci hanno regalato 2 ore di insonnia, ma anche di divertimento comunque. E ragazzi, adesso io direi che le andiamo a rilasciare. E così Max vi mostra l'altro pesce, che è un po' più grande di queste, ovviamente. Eccole qui. Stupendo, ragazzi. Noi ve lo diciamo sempre, abbiatene sempre cura. Mangiatele con cura e ci faranno divertire sempre. Bene, poi andiamo a rilasciarle. E adesso, come due sorelline, chiudiamo la libertà, tornare nella loro caduccia. Ah, bene, col suono delle campane, signori, che ci fa compagnia. Agitata ma bella. Allora, questa è la più grande delle tre. Anche questa mi ha fatto divertire. È stata veramente una nottata impegnativa, però ci siamo veramente divertiti anche questa volta e non ci resta che guardarla, scattare 2 foto e rilasciarla. Ok, veramente un altro bel pesce di questa cava che non finisce mai
di regalarci emozioni, perché veramente c'è, cioè, qua quando decidono di partire, ragazzi, non ce n'è per nessuno, una dietro l'altra, c'è, cioè, doppie partenze, veramente come se non ci fossero domani. Veramente, veramente un bel posticino. Ok, direi che possiamo procedere al rilascio. Cri, che dici? Aspetta un attimo. Non bevi. Ciao Oscar. Bene Cri, che dici? Salutiamo con questo bel pesce il nostro pubblico. Speriamo anche stavolta di avervi fatto passare, non so quanto sarà il video, una mezz'oretta in tranquillità. E basta, noi ci diamo, ragazzi, appuntamento al prossimo video, che non sappiamo ovviamente sempre, esatto, quando, non sappiamo quando, dove o con chi, ma noi ci saremo, quelli di Crimax. Ragazzi, dalla cava e da Crimax, dagli un nome, dobbiamo dargli un nome, è vero, la cava dell'ora X, no, ci dobbiamo riflettere. Commenti, ragazzi, dateci delle info su un nome ipotetico per questa cava da dargli. Quindi vi lasciamo, vi auguriamo tante belle cose, ragazzi, esatto, come al solito, e ci si vede al prossimo video. Da Crimax è tutto, ciao!